Ciao a tutti ragazzi, credevate che FIFA fosse finita, che la FUT avesse chiuso la stagione? Invece no! Electronic Arts ci lancia sul mercato i mutaforma. Ovviamente dopo, con i TOTS mi sono preso una piccola pausa perché effettivamente mi ero un po' stancato e stavo testando i football, vedere un po' se effettivamente poteva garbarmi o meno, ma no, evitiamo, quindi no. In questo momento il football non mi sta piacendo, quindi preferisco andare a riconcentrarmi appunto su FIFA, ma soprattutto grazie a questi mutaforma che effettivamente sono dei giocatori molto molto interessanti. Prima di fare una mega carrellata di vedere quali giocatori sono usciti in mutaforma appunto, follow al canale YouTube come sempre. Prima di morire andiamo direttamente in game, perché è uscito ovviamente l'avviso di mutaforma, ma follow il canale YouTube ragazzi e poi andiamo in game. Mi sposto anche su Footbin. Cosa sono i mutaforma e i fan di foot? I mutaforma sono qui. Ok, praticamente sono dei giocatori con un nuovo ruolo e diversi bonus permanenti alle statistiche. Ok, adesso c'è la prima squadra che è stata rilasciata appunto nel mercato. Però intanto ci dice che per dare i festeggiamenti un giocatore a scelta mutaforma con 85 plus in prestito ce lo danno. Vabbè, cavolo, sempre umani queste Electronic Arts, va bene così. Allora, andiamo a vedere anche l'aggiornamento, giusto che ci siamo. Vediamo chi ci dà in prestito. Bellerin, Grealish o Spinazzolone? Beh, Grealish dai, che è quello che un po' più potrebbe darmi una mano nella mia squadra, che è praticamente mezza Premier, mezza Lega Francese. Ok, il negozio, velocemente, c'è un pacchetto per 85 più. Quando è che l'ho sbloccato questo? Boh, vabbè, è qua. Apriamolo, poi andiamo a vedere tutto. Attenzione, cosa ci esce? Niente. Italia? Jorginho, ce l'ho già. Vabbè, ok. Ah no, l'avevo usato in SBC, perfetto, vabbè dai, ci siamo. Ok, andiamo a vedere appunto l'aggiornamento. Tentiamo la sculata, siamo già dietro, tentiamolo. Vediamo, magari mi c'è uno space shifter, ma neanche per il naso. Ok, dai, andiamo a vedere. Allora, vediamo velocemente l'aggiornamento. Obiettivi, negli obiettivi cosa ci è stato droppato? Mutaforma giornalieri, l'SBC, eccolo qua, Gerard, mutaforma. Ragazzi, come sempre, sbloccatelo, tanto è gratuito, è un terzino, va bene, sbloccatelo, tanto è gratuito, non ha senso. C'è anche Pepe, che è mutaforma. Pepe poi è sempre molto fastidioso come giocatore, e vediamo quanto ha. Mamma, due di debole, vabbè, ragazzi, sbloccatelo, perché tanto è gratuito. Traguardi, non c'è nulla, no, perfetto. Andiamo invece nelle SBC, vediamo cosa è uscito. Sulla casette, peccato perché è un 4-4, però vabbè, costa un po' troppo. C'è Felipe Anderson in versione SBC 5-4. Beh, un brasiliero AD, facendo mente locale in Serie A, non ce ne sono molti di AD. Beh, questo è interessante, poi questo vado a vedermelo, e basta, è uscito solo lui, va bene, ok, perfetto. Ok, quindi Pepe, Guglielmo e Pepe, come si chiama? Felipe Anderson sono sbloccabili. Andiamo invece su Footbin, facciamo la mega carrellata classica di questi giocatori. Allora, Gerard era lui, giusto? Quello che è negli obiettivi. Peccato Guglielmo, vabbè, mi sono confuso. Gerard, esatto, mutaforma. Ragazzi, non ha senso analizzarlo perché è gratuito. Sbloccatelo e basta, siete a posto. Poi, Bellerin. Ma allora, un terzino sinistro, vediamo un po'. 4 di debole, buono, sicuramente buono. Ormai tutti questi giocatori sono tipo Toz, ragazzi, sono tutti forti. Bellerin è molto rapido, qua il cap, praticamente l'accelerazione, vediamo i passaggi. Beh, sono forti, ragazzi, c'è poco da fare. Quindi qua si va un po' a guardare che cosa, il piede debole e la tipologia di body type. Allora, qui, beh, buono, sicuramente è un buon giocatore, 1,78, un terzino, è alto in attacco, basso in difesa, vabbè. Non è male, sicuramente, non ci impazzisco, è un malvagio. Mukiele, Giacomo Mukiele, francese, un DC che è molto molto rapido, devo dire.
di debole, però un DC è molto buono, 1,87 alto in difesa, ottimo questo, è un ottimo giocatore, costa comunque relativamente poco, e beh insomma, questo qui può dire la sua, assolutamente può dire la sua, molto molto interessante questo Mukiele, poi è francese, iperibridabile, quindi se riuscite a bridarlo è un buon DC sicuramente. Vediamo la difesa, pardon, e vabbè no, vabbè ma sono tutti altissimi ormai, quindi sono tutti forti, c'è poco da fare. Aubameyang, buono per l'amor di Dio, sicuramente buono, abbiamo 5 di debole, questo è molto interessante, 4 di skill, occhio perché se siete degli skillatori fenomenali, allora magari può darvi un po' fastidio. Occhio al body type, dato che comunque è abbastanza corpulento, 1,87 di giocatore, quindi occhio, non è agilissimo rispetto ovviamente ai giocatori più bassi, quindi non è, ma sicuramente non è male, poi sottoporta, vabbè, molto forte. Bilanciamento è buono, vabbè, un ottimo tiro, non è fortissimo, però vabbè, 98 sottoporta. Forte, ragazzi, sono tutti forti comunque. Vediamo un po'. Sanjuice, un DC, no, pardon, l'hanno messo un terzino, beh, ottimo, assolutamente ottimo, un terzino molto molto rapido. Non è difensivissimo, devo dire, è 84 e basta, però il piede quello di 4 non è assolutamente male, abbastanza agile. Buone le intercettazioni, ma buono, com'è alto in attacco anche lui, però i terzini ormai su sto gioco sono un po', però medio in difesa va bene, dai. Buono, buono, sicuramente buono, poco ibridabile, però è buono. RV, aspetta, RV mi sta venendo in mente. No, RV, scusate ragazzi, mi è venuto un dubbio. Ma RV non è ala? Mi è venuto un flash adesso? Sì, mi sarebbe uscito TD. Quindi l'hanno messo ala. È vero, anch'io, ma mi sono confuso, ragazzi. Quindi, no, ok, perfetto, ci siamo. Esci. Mi sono proprio confuso con Sanjuice. È un RV, quindi un'ala. No, non è vero, ho detto una cazzata. È un terzino destro, basta, ok, ho detto cazzate. Ok, comincio a RM l'ala. Mi comincio a sfarfallare. A questo momento dell'anno comincio a sfarfallare. Pepe, ragazzi, anche lui in SBC ci siamo. Quindi fatelo, già in SBC, pardon, negli obiettivi fatelo perché è comunque gratuito. Spinazzolone. Mediano. Mediano, buono mediano. Buon mediano questo. 4 di debole, 5 di skill. 1,86 alto in attacco, medio in difesa. Buono, buon mediano, occhio che è un po' sbilanciato, però 92 in difesa. Devo dire che è molto interessante. Difesa 94, buono, cavolo, questo ottimo mediano per la Serie A. E chi ha la Serie A farebbe bene a comprarselo perché è molto molto buono. Kalulu, la. Difensore centrale del Milan, 3 di debole va bene, 4 di skill, buono. Molto agile, bello, vabbè, forte. Forte ragazzi, forte, c'è poco da dire. Qui ce la giocano con i Toz, ma giustamente hanno rilasciato questi giocatori un po' per cozzare coi Toz e abbassare il prezzo dei Toz, ovviamente. Quindi ci sta. Buono, questo è forte. Buono, buono, buono. Poi anche alto, 1,84, insomma, alto in difesa. Raga, è un buon difensore centrale, sicuramente, molto rapido. Io lo preferirei comunque a Cordoba, dato che è alto, quindi ci sta. Buono, buono. Attenzione. Hazard è... Focca la bindellina. 4 di debole, questo un po' non mi piace, però il 5 di skill è molto ottimo. Molto ottimo, che schifo, è ottimissimo. Poi stavamo dicendo alti in attacco, vabbè, ottimo. Vabbè, al cap la velocità, in pratica, iperagile. E vabbè, questo non si trova sul mercato, raga. È forte. Forte, è al cap, quindi molto molto forte. Poi, insomma, ricopre un ruolo che si può andare a ibridare bene, insomma. E vabbè, oh, se lo trovate è meglio, cioè, assolutamente. Davis mi incuriosisce, può fare tutto. Davis è il classico giocatore che le potete mettere ovunque. Addirittura hanno messo ST. Punta. Pa. Va bene. Può giocare ovunque. Quindi, vabbè. Oh, ragazzi, è forte, c'è poco da dire. Forte. Poi fa la doppia praticamente con tanti giocatori tipo Kimmich, Goretzka, eccetera. Quindi
Buono, buono sicuramente con Lewandowski, anche se Lewandowski si usa poco, però fortissimo, fortissimo davvero. 5 di debole, 4 di skill, iper rapido, iper agile, fortissimo. Vediamo un po' Son, anche lui ha il cap, vabbè, carissimo ovviamente, ma ovviamente sul mercato non lo trovate in questo momento, si fa fatica un po' a sbustare, però anche lui, iper forte, 5 di skill, 5 di debole. Occhio solamente al body type, che vabbè, cioè, è suo personale, quindi occhio perché magari non siete abituati a usarlo, bisogna capirlo come giocatore. Però per il resto, ragazzi, siamo a fine anno e giustamente sono tutti praticamente elevatissimi come skill, come overall, quindi davvero fortissimo. Philippe Anderson in SBC, secondo me vale la pena sbloccarlo se avete una Serie A ottimo, sicuramente un'ottima ala, al cap la velocità. Peccato, no, poi ha un 5 di skill e 4 di debole, insomma, molto interessante. Raga, sbloccatelo, secondo me è molto buono. Atal, mamma mia, anche Atal, iper, iper forte. 5 di debole, 4 di skill. Alto, alto, questo potete metterlo dovunque, quindi può giocare ovunque. Poi è un centro, viene messo come ruolo centrocampista. Può ricoprire qualsiasi ruolo, io lo metterei poi laterale, ovviamente in un 4-2-2-2 lo sparerei laterale. Veramente forte questo, vabbè, raga. Una milionata, ma è forte, forte, forte. Vediamo invece Messi. Attaccante. Praticamente tutto al cap, perché comunque ha velocità, accelerazione 92, ha però sprint speed, vabbè, poi questo lo aumenti con qualche stile intesa. Il tiro è perfetto, il passaggio è perfetto, il dribbling è perfetto. Insomma, abbiamo un giocatore veramente incredibile. Purtroppo Messi paga sempre un po' il piede debole, però ragazzi, con sta finalizzazione qua può avere anche il debole 2. Okay, quello no, però davvero, davvero forte. Ragazzi, space shifter, quindi in mutaforma sono sicuramente interessanti, vanno, come dicevo prima, a dar contro un po' ai toz per andare un po' a bilanciare le cose, a patto che li troviate ovviamente. Come sempre fatemi sapere nei commenti se avete già acquistato qualcuno di questi giocatori o l'avete magari sbustato, come al solito. Andremo poi a vedere magari l'SBC bene di Felipe Anderson, anche se secondo me per chi ha Serie A fa bene a sbloccarlo. Ragazzi, come sempre, follow con YouTube, mi piace il video, ci vediamo al prossimo filmato, ciao a tutti!